tantissimi di riceverla, secondo me ci siamo visti anche quest'estate, si ricorda. E quindi dà un bel segnale all'Università di Sassari, alla città e alla regione. Senso di dare a questa galleria bellissima della nostra università, far ricordare i nostri personaggi di guerra, che era sicuramente questo, omaggio alle figlie, ma alla persona in primis. Subito dopo abbiamo quella di Francesco Cossiga, un nostro premio Nobel, un nostro intellettuale, e quindi riapproparci della memoria nel ricordo perenne. Questo è il motivo per cui è stata fatta questa lapide. Una galleria di pilastri dell'Ateneo. Una galleria di sassaresi sardi. Dentro la galleria. Grazie. Questa è proprio facile. Quella per sul ricordo è piacere che abbiamo risposto. Una medaglia del ricordo di questo evento dell'Università di Sassari, grazie a voi. Presidente, signora Ministra,
Signor Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, autorità civili, militari e religiose, cari studenti e studentesse, gentili colleghi e colleghe, signore e signori, vorrei anzitutto porgere il più caloroso ringraziamento di benvenuto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver accolto il nostro invito. La presenza di cui ella oggi ci onora, signor Presidente, testimonia del suo vivo interesse per il mondo della cultura e per la nostra comunità accademica e cittadina, dalla quale oggi celebriamo un grande protagonista della storia politica e civile del nostro Paese. Ringrazio della presenza i figli di Enrico Berlinguer, Bianca, Maria Laura e Marco, che oggi vivranno con noi questa grande emozione per commemorare il loro padre. Siamo qui in questo luogo solenne del nostro Ateneo e della nostra città per celebrare insieme un ricordo e una memoria riconoscente per uno dei grandi protagonisti della nostra storia repubblicana. Siamo qui per ricordare Enrico Berlinguer nel centenario della sua nascita. Signora, ringrazio il mio intervento, ma non vorrei lasciare questa aula magna senza rivolgere anzitutto un saluto all'Ateneo di Sassari, al suo rettore, al corpo accademico, un saluto a tutti presenti, alla Ministra dell'Università, al Presidente della Regione, un saluto particolarmente intenso alle figlie, al figlio di Enrico Berlinguer. E vorrei esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa dell'Ateneo. Poc'anzi il rettore ha scoperto una lapide in ricordo di Enrico Berlinguer. Mi è parso di vedere in questo gesto, da un lato, l'orgoglio dell'Ateneo per aver concorso a formare un protagonista della vita democratica del nostro Paese, e dall'altro l'omaggio a questa figura, appunto, protagonista nella vita del nostro Paese. La figura di Berlinguer è stata ampiamente tratteggiata in questi interventi e mi limito soltanto a ricordarne, a sottolineare l'attenzione morale costantemente espressa e sollecitata e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole. Due aspetti inscindibili fra loro, strettamente collegati, che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica. Il rettore conferirà alla memoria l'attestato di alta benemerenza a Enrico Berlinguer, già studente nel corso di laurea in giurisprudenza di questo Ateneo. Invitiamo la dottoressa Bianca Berlinguer per il ritiro della pergamena dell'attestato di alta benemerenza. Le motivazioni dell'attestato di alta benemerenza sono queste: per l'esemplare figura morale e gli alti valori che ne hanno caratterizzato la vita, l'onestà di uomo politico, riconosciuto in sede internazionale, le dotti indiscusse di integrità e dedizione al bene comune, lo spirito critico, l'impegno intellettuale e la passione civile nei ruoli ricoperti con forte senso delle istituzioni, l'attenzione per i diritti dei lavoratori, il costante sostegno alla classe operaia, alle persone più deboli, ai giovani, in difesa della Repubblica Democratica e della Costituzione italiana, dato a Sassari a D25 maggio 2022, firmato dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il professor Comenale Pinto, e il magnifico rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti. Poche parole davvero per ringraziare di questa iniziativa che adesso vi racconterò, perché ci tocca particolarmente, proprio per la storia di papà, di suo nonno e di nostro zio Giovanni. Intanto grazie davvero al signor Presidente della Repubblica, perché è stato voluto essere qui oggi, al magnifico rettore, al Presidente della Regione, alla signora Ministra, al Sindaco,
a tutti i docenti universitari che sono presenti per questa iniziativa che ci emoziona molto e, credetemi, avrebbe fatto felice soprattutto nostro padre. Prima di tutto perché è stata voluta dalla città dove è nato, dove è avvenuta la sua prima formazione culturale e politica, che ha sempre portato nel cuore e che ci ha insegnato fin da piccolissimi ad amare profondamente. Dove ha trascorso qualche mese in prigione, come sapete, nel carcere di San Sebastiano, perché è accusato di aver guidato la rivolta del pane in quegli anni di dopoguerra, e da lì decise di aderire poi al Partito Comunista Italiano, una scelta di vita che lo avrebbe accompagnato fino alla morte, ma che poi non lo portò a poter finire i suoi studi di giurisprudenza, che insomma aveva, a differenza di quelli del liceo, portato avanti con grande profitto, e però poi la sua scelta è stata un'altra e quindi la tesi non è mai stata discussa, e di questo, di non aver potuto finire quegli studi, si è rammaricato sempre per tutta la vita. Quindi questo riconoscimento per noi oggi è davvero prezioso, perché sono sicura che lui ne sarebbe stato felicissimo. E suo nonno anche si dispiacque molto per questo, tant'è che quando anche mio zio manifestò l'intenzione di dedicarsi alla politica, mio zio Giovanni andrà da Togliatti e gli dirà: eh no, mi hai già rubato un figlio, questo secondo non te lo do fino a quando non si laureerà in medicina. E così è andata. Mio padre poi si è dedicato a tempo pienissimo alla sua attività dentro il Partito Comunista, mentre mio zio si è laureato. Ecco, anche per questo ricordo così vivido e che ci è stato sempre tramandato in questi anni, vi siamo particolarmente grati. Due parole su papà, su quello che è stata anche, diciamo, la nostra esperienza di figli a quasi 40 anni dalla sua morte. Se a tanti anni di distanza da quel giorno del suo funerale questo paese lo ricorda con affetto, emozione e grande rimpianto, un'emozione che ci fa pensare a quella assolutamente spontanea che lo accompagnò quando dall'aeroporto, dall'ospedale di Padova andammo a Mestre a prendere l'aereo del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che ci aveva detto: voi tutti tornerete a Roma con me, insieme ad Enrico. E sotto una pioggia incessante, tantissime persone spontaneamente vollero appunto scendere in strada per salutarlo, per dargli l'addio per l'ultima volta. Voi avete ricordato delle frasi che vi sono piaciute particolarmente, di quelle dette da nostro padre. Io ne vorrei ricordare una che dà il senso giusto di come è stata la sua vita, almeno per come l'ho pensata io. È quella che dice: noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile e intricato mondo di oggi, possa essere conosciuto, interpretato, trasformato, messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita, e la sua vita è stata interamente dedicata al raggiungimento di questo obiettivo. Prima di chiudere, un ringraziamento particolare al Presidente Mattarella per essere qui oggi, anche perché il suo stile e il suo impegno così sobrio e autentico in un momento tanto difficile per la storia di questo Paese ci ricorda un altro Presidente, quel Sandro Pertini che volle essere vicino a papà fino all'ultimo, riportarlo a casa a Roma con il suo aereo presidenziale, come, sono le sue parole, un amico fraterno, un figlio, un compagno di lotta, che non ci lasciò mai soli in quei terribili giorni di Padova e che seppe interpretare il diffuso sentimento popolare di dolore, quel sentimento che superava appartenenze partitiche, opzioni ideologiche. Al suo funerale c'era chi salutava con il pugno chiuso, ma in tantissimi salutavano facendosi il segno della croce. Ecco, in tutto questo c'era il riconoscimento che la vita di papà era stata messa, prima ancora che naturalmente a disposizione degli interessi di quello che pensava fosse il bene del suo partito, a disposizione degli italiani e di quell'Italia che amava così profondamente. E un ultimo ricordo: quando arrivavamo a Ciampino, poche ore della sua morte, con Sandro Pertini, mia madre, vedendo che sulla sua bara c'era solo la bandiera del Partito Comunista Italiano, volle assolutamente che ci fosse anche il tricolore, perché ci disse: ricordatevi che vostro padre, prima di tutto, è stato
un italiano che ha amato intensamente il suo paese. Grazie a tutti per questa iniziativa. Questo abbiamo fatto su Berlinguer, c'è un intervento. Abbiamo parlato con questo, con loro, c'è un giudice che questo c'è una droga in America, dove si deve raccontare questa storia. Thank you.